Mandrapponi miei, bentornati nella nostra rubriconza Q&A Question and Answer. Ragazzi, vi ringrazio come sempre perché le domande sono sempre numerosissime, molto curiose alcune delle vostre, quindi vi ringrazio veramente tantissimo per il costante supporto che date al canale. Ricordo come sempre che se avete altre domande per il prossimo Q&A, se mai ci sarà, dipenderà dal numero di domande, scrivetele sempre qui sotto nei commenti. Quindi direi che vi ringrazio tutti e passiamo subito alle domande, che non trovo più. Quindi perfetto Mandra, la tua organizzazione è sempre incredibile. Quindi cominciamo con AleFire44. Fuck, l'anno scorso mi hai fatto cadere dalla sedia per le risate con la tua serie della campagna di Black Ops 2. Ne farai una per Ghosts se lo comprerai? Innanzitutto ti ringrazio per aver seguito quella serie che fu una delle prime serie del canale e di cui io mi sono divertito parecchio perché la storia mi è piaciuta. L'ho comprato Ghosts, l'ho comprato, però diciamo che la grafica è la stessa dell'anno scorso, ma mi scatta sul mio computer che è abbastanza vecchiotto, quindi sto facendo la campagna single player per conto mio, ogni tanto faccio qualche multiplayer, ma mi viene il veleno perché mi scatta e non riesco a fare praticamente un ceppo. Però ecco, quello che mi dà speranza è che molti hanno il mio stesso problema con lo stesso computer grosso modo, e che quindi è un problema di ottimizzazione, come succede sempre quando escono le console next gen. Tant'è vero che Call of Duty Ghost si dovrebbe occupare di tipo quasi 40 giga, sinonimo che gli sviluppatori non gliene frega un tubo del PC e non vogliono ottimizzare questo gioco. Però quindi non faremo praticamente credo nulla di Ghosts, però ti ringrazio davvero per aver seguito la serie l'anno scorso, quindi forse ci sarà magari un multiplayer, un deathmatch, insomma adesso vediamo, però per il momento no. Ti ringrazio caro AleFire. Passiamo alla prossima domandonza di Rotgar, scusami. Potresti fare un gameplay su Stronghold 2 Deluxe? Vorrei fare una partitella con te. Ciao Mandra Cavaliera, bello, i pugni nelle mani, ricordati sempre. Allora, Stronghold 2, ti dirò, guarda, io ci ho giocato in passato, quindi insomma diciamo che è un gioco un po' vecchiarello, grosso modo, però io non escludo mai nulla nella vita, però per il momento... no! Per il momento non credo di fare gameplay simili, però non si sa mai ragazzi, perché quando e soprattutto se un canale cresce, diciamo che ci potrebbe essere più libertà da questo punto di vista, perché magari tanti si affezionano anche e soprattutto alla persona che fa il gameplay, quindi allo youtuber, e magari tendono un pochino meno a guardare il gioco, quindi non escludo che magari in futuro, se mai il canale continuerà a crescere, di poter fare dei gameplay un pochino più particolari, tra virgolette, più diversi dal solito. Non che adesso non ne facciamo, però insomma Stronghold 2 sicuramente potrebbe essere preso in considerazione più in là. Quindi ti ringrazio caro Re Rotgar e passiamo alla prossima domandonza di Mario Guarino 15. Caro Mandra, secondo te quale può essere il motivo dello spostamento dell'uscita di Watch Dogs e cosa ti aspetteresti da questo titolo? Bella domanda, innanzitutto Watch Dogs è stato spostato perché a detta della Ubisoft sarà una delle colonne portanti di questa software house per quello che riguarda la next gen, tant'è vero che si vociferava che volessero appunto fargli fare un'uscita annuale in alternanza con Assassin's Creed, quindi già da qui dovresti capire perché è stato spostato, perché a detta loro punteranno quasi molte delle loro risorse su questo titolo, quindi vogliono essere sicuri di farlo uscire l'anno prossimo. Quindi cosa ne penso? Ne penso bene, perché comunque molte software house spesso si lasciano andare quando ci sono le next gen, perché appunto il fatto di fare soldi facili, la possibilità è sempre dietro l'angolo, perché magari moltissime persone sono attratte dalle console next gen e danno per sottointeso che qualsiasi tipo di gioco esca nei primi periodi sia un capolavoro assoluto. Quindi per esempio guardiamo Rise of Rome, c'è chi dice ancora che sia un capolavoro solo per fare pubblicità, come dire, insomma, meglio non andare oltre. Però insomma Rise of Rome è bellissimo dal punto di vista grafico, ma dal punto di vista della trama e dal punto di vista della giocabilità è un gioco interattivo. Beh,
è un, non fai praticamente un cazzo, cioè, voglio dire, comunque, lasciando perdere questo, questo coso qui, da Watch Dogs mi aspetto molte, molte, moltissime cose positive, perché io ho visto i gameplay, non devono cadere nell'errore dell'ovvietà, cioè nel senso che comunque sia, non devono fermarsi nello sviluppare altre feature, perché comunque spesso e volentieri, specialmente quando un gioco viene posticipato e anche semplicemente per una mera questione pubblicitaria di creazione dell'hype, quindi spero che questi mesi aggiuntivi gli servano veramente per poter costruire ulteriormente una base solida per questo gioco, perché potrebbe diventare tranquillamente un capostipite della Ubisoft. Quindi staremo a vedere, caro Mario Guarino 15, quindi io ti saluto e passiamo alla prossima domanda di Edoardo Lusardi. Farai una campagna di ROM 2 Total War? Comunque, grande Mandrake. Grazie Leonardo, e sei Leonardo, Edoardo, vabbè, stavo lì, Edoardo, Leonardo, perdona, mi sono rincoglionito, vabbè, ROM 2 Total War è bellissimo, però per come lo spiegherei io credo che non sia adatto al nostro canale, nel senso che comunque sì, è un gioco che andrebbe talmente sviscerato, andrebbe talmente tanti gameplay, video lunghi, io ragazzi... ve l'ho detto, per alcune cose io sono limitato in questo momento, nel senso che i numeri del nostro canale non mi permettono di poter fare titoli del genere, perché mi rendo conto che siamo oltre 1700 amici iscritti e mi rendo conto che oltre quello che sono le mie passioni personali devo anche vedere quello che sono le vostre passioni, i vostri titoli preferiti, e i numeri parlano chiaro, ragazzi, quindi non penso che un gioco come uno strategico così profondo come Total War possa essere in questo momento appetibile e più al nostro canale. Quando avremo 100 miliardi di amici iscritti faremo sicuramente anche giochi come Total War. Quindi ti ringrazio Edo e passiamo alla prossima domanda. Costruttore folle, secondo te l'industria dei videogiochi e tutte le industrie come quelle delle console e dei computer ad esse collegate si stanno evolvendo bene o stanno diventando per esempio troppo commerciali e che pensano solo ai soldi? Spero di aver espresso bene la mia domanda. Assolutamente sì, caro costruttore folle, mi raccomando, continua con le tue costruzioni. Guarda, allora, l'industria dei videogiochi come qualsiasi industria che produce denaro alla fine si sta uniformando a quello che sono tutti i prodotti di consumo nella vita di tutti i giorni, perché ormai il gaming, l'industria dei videogiochi, i videogiochi in sé è entrata a far parte praticamente di tutti noi, quasi tutti i giorni. Chi è che non gioca anche 10 minuti ad un videogioco, quindi che sia su smartphone o su un tablet o appunto su una console, insomma pochissime persone, ormai tantissimi giocano anche 5-10 minuti una partita al volo se hanno poco tempo, quindi troppo commerciali, guarda, tante cose sì, lo stanno diventando, tante serie si stanno uniformando a quella che è la linea secondo la quale i giochi action fanno più vendite, perché comunque, parliamoci chiaro, ai ragazzi di 8, 9, 10, 11, 12 anni, insomma, ormai hanno, rispetto all'età, a quando le avevo io, hanno molta più varietà da questo punto di vista, e si sa che per quell'età la maggior parte di questi ragazzi e ragazze, perché c'è anche il gaming, la gamer femminile, prediligono comunque sia i giochi action. Quindi perché tante serie si stanno commercializzando come tu scrivi? Perché stanno dando tutti una svolta action, perché è più immediato, è più veloce, spesso risulta più divertente per una determinata fascia d'età, che è quella che a livelli di consumi di videogiochi insomma è la più elevata, quella più giovane, dai 10 ai 15, magari 16 anni, perché poi magari c'è chi è 18, 20, 22 anni, cambiano passioni, cambiano magari il tempo a disposizione, quindi c'è chi invece come me continua su questa strada imperterrito, yes, e quindi però ecco, pensano solo ai soldi? Sì, basta che tu guardi EA, Electronic Arts, quindi secondo me è una software house che pensa parecchio ai soldi, o comunque sia a tutte quelle case produttrici che sfornano DLC in continuazione e addirittura lo stesso giorno del gioco in uscita, cose vergognose, ma poi ne parleremo bene, vi spiegherò meglio in un altro video.
E quindi cos'altro dire? Però ecco, se tu ci pensi, la nostra speranza in questo momento sono gli indie. Gli indie, sviluppi di team indipendenti con poco budget a disposizione, quindi per il momento se una realtà come gli indie sta uscendo fuori alla grande, si sta consolidando di brutto, è proprio perché i grandi titoli AAA si stanno uniformando e commercializzando un po' troppo. Quindi io però sono ottimista nonostante tutto, perché c'è la bilancia segreta, no? Quindi quando un qualcosa sta andando troppo in un verso l'esagerazione, sicuramente c'è un citofono che sta squillando in questo momento. Quindi un attimo, beh sì, ecco, era un pacco inutile per mia sorella, che piacere. Beh, comunque dicevo, c'è la bilancia segreta, stavo dicendo, e che comunque sia, quando qualcosa esagera, c'è qualcosa che cerca sempre di ripareggiare il discorso. Secondo me sono gli indie per me vinceranno. Quindi ti ringrazio per la domanda, costruttore. Passiamo alla prossima domanda. James il Barile: hai mai pensato di abbandonare il mondo del gaming per delle grandissime merdate per colpa della massa che preferisce giochi come FPS, DPS eccetera e giochi facili? Allora, caro James, innanzitutto ti ringrazio per la domanda e no, io non penso che abbandonerò mai il mondo del gaming, perché ci sono cresciuto. Non lo abbandonerò mai, semplicemente perché per qualsiasi cosa mi possa deludere in questo mondo c'è sempre qualcos'altro, sempre parlando di gaming, che mi può far comunque riaffezionare. Quindi di FPS, torniamo a un discorso di una domanda che ho fatto pochissimi secondi fa. L'FPS è un titolo molto, è un genere molto gettonato, perché è molto action, è molto veloce, dà soddisfazione subito, una kill, un qualcosa, una skillata. Giochi facili, sì, è vero, devo dire, giochi facili, sempre tornando alla domanda di qualche secondo fa, i giochi facili ci sono perché il target più malleabile, che fa produrre più soldi, sono quella fascia che va penso dai 10 ai 16 anni, e la generazione di oggi conosce i giochi molto facili, sono stati cresciuti così, quindi è ovvio che cioè io mi ricordo poi un test che fecero un po' di tempo fa a dei ragazzi di oggi molto giovani, misero praticamente da cercare di completare i giochi più vecchi, magari quelli che potevo giocare io 8 anni fa. Ragazzi, non ci riuscivano, cioè non avevano proprio la concezione di difficoltà. Quindi sono molto felice che stiano uscendo molti giochi roguelike più o meno difficili, perché in maniera tale che piacciono, soprattutto anche perché magari anche i giocatori, i gamers di oggi possano comunque sia capire cos'è un livello di difficoltà. Quindi no, onestamente non credo. Poi grandissime merdate è soggettivo, perché magari ogni genere ha il suo punto di forza, poi che esca più fuffa che giochi degni di essere giocati, magari posso essere d'accordo con te. Quindi ti ringrazio, caro James il Barile. Passiamo alla prossima domanda, di David Jack in 1999: hai mai giocato a Dino Crisis 1-2 per PS1? Se sì, cosa ne pensi? Allora, ti dirò, certo che li ho giocati, figurati se Mandra non li ha giocati. La PS1, io della PS1 conservo ricordi magnifici, stupendi, veramente stupendi, e annessi anche con persone stupende, quindi vabbè. Allora, perché mi perdo in queste cose? Dino Crisis 1 lo ricordo con molto più affetto, perché secondo me era un capolavoro, parliamoci chiaro, e poi anche come ho scritto qualche giorno fa nella nostra fanpage ufficiale su Facebook, secondo me il primo fu un capolavoro, e quelli che seguirono dopo, no, sicuramente potevano essere dei buoni titoli, però mi ricordo che comunque sia si snaturò proprio l'essenza del videogioco. Il 2 per esempio non lo ricordo con molto trasporto, l'1 assolutamente sì. Peccato è che è una serie che non è stata più ripresa in considerazione nemmeno per un eventuale remake, quindi però di Dino Crisis 1 sicuramente ho un ottimo pensiero. Quindi ti ringrazio, caro Devil Jack, sì, non mi sono mai sbagliato, bene, perfetto. La prossima, Marco Campa 94. Allora, come mostri, Alien o Predator? Senza il benché minimo ombra di dubbio, Alien.
Predator li possiamo lasciare tranquillamente da una parte, ma senza problema alcuno. E poi un'altra domanda: come pronunci Punglui Mglvan Nathfa Ktululu Rile Vgnan Nagl Fgdagn? L'ho pronunciato tranquillamente, non mi potrei mai mettere in difficoltà. Probabilmente ho detto tipo una brutta parolaccia, immagino, però c'è Cthulhu in mezzo, quindi sicuramente sarà qualcosa di orribile. Quindi ti ringrazio, Marco Campa, ci stai facendo chiudere il canale, nemmeno tu lo sai, nemmeno tu lo sai, quindi ti saluto, ti ringrazio e ti auguro di farmi altre domande di questo tipo. Sono sempre molto curioso le tue domande, i tuoi commenti, grandissimo. Benedetto Posteraro, cosa ne pensi di GTA 5? Premesso una cosa molto importante. GTA 4, tu dici, ma andrà, t'hanno chiesto del 5, rincoglionito. Sì, GTA 4 io l'ho giocato e non l'ho mai finito. Ribadisco che per me il più grande GTA della storia rimane il San Andreas. Quello l'ho veramente spolpato, mi sono veramente sentito male. Non l'avevo completato al 100%, al 1000 per 1000. GTA 5, ragazzi, ha un'ottima grafica, un intreccio ottimo di personaggi. È un ottimo titolo, ragazzi, è un ottimo titolo. Capolavoro? Sai com'è? Io dico sempre, è l'età che ti lega per tante cose a tanti altri giochi, però GTA è un ottimo titolo. Capolavori per me sono altri, quindi, però è un ottimo titolo, questo indubbiamente. Certo, sarà molto difficile saperlo rinnovare negli anni, anche perché il nostro mondo è quello, è questo qua, quindi non so quante altre cose si possano inventare, però ecco, sono sicuro che faranno anche un ottimo lavoro con il 6 e che faranno altri miliardi di dollari, quindi però un ottimo titolo, dai, senza andare troppo nello specifico, ci metteremo troppo. Ti ringrazio, Benedetto Posteraro, e passiamo a Frenzy Code. Grande Mandra, giocherai la nuovissima modalità Extinction? E poi, secondo te la Steam Machine sarà all'altezza della Xbox One e la PS4? Che PC hai? Dimmi alcune delle sue caratteristiche, se vuoi. Sei un mandrosamente mitico, ti meriti più iscritti, grande. Ma quando leggo queste cose mi fa sempre molto piacere che qualcuno di voi pensi che noi meritiamo di più come canale. Io questo non lo so, ma non è un fatto di umiltà o di strafottenza, però non sono io a decidere se il nostro canale è meritevole o meno di avere più amici con noi insieme, quindi questo siete voi a deciderlo con le vostre condivisioni, parlandone con i vostri amici, condividendo il canale, i video, commentando, mettendo mi piace, quindi non c'è miglior pubblicità di chi ci vuole bene, quindi se voi pensate che io meriti più iscritti, più amici iscritti, non dovete fare altro che condividere i video che facciamo sul canale, condividerlo con tutti quelli che conoscete, fare un po' di propaganda, quindi. Però il tempo è galantuomo, quindi se meritiamo sicuramente andremo avanti senza problemi. Passiamo alle domande, quindi la modalità Extinction sicuramente ti riferisce a Call of Duty Ghosts. Io ci ho giocato una volta sola, mi scattava anche lì e ci ho lasciato perdere, anche perché io quando vedo lo scatto, cioè ormai già sono abituato a non giocare più con i 60 frames data l'anzianità del mio computer, quindi anche 25 frames può andare bene, ormai l'occhio del manda si è abituato, però quando scattano mi sale il veleno, non ce la faccio a resistere, tant'è vero che con Counter Strike Global Offensive nel nostro ultimo video, per ricordare il nostro primo anno di vita, ho vinto perché lì vado a 60 frames e si vedono anche dalle kill che vanno a 60 frames. Che PC hai? Guarda, io te lo dico subito, dici Mandra, ma che non te lo ricordi più? Guarda, io non voglio più vedere statistiche contenute per me perché mi sento male. Ho un vecchio processore Core 2 Duo a E8005, 3.16 GHz, 8 GB di RAM e una vecchia GTX GeForce 460, quindi sistema operativo a 64 bit, 8 GB di RAM, l'ho detto, quindi grosso modo è questo il mio sistema operativo, che spero di cambiare per l'anno prossimo se Dio vuole, anche perché insomma negli ultimi 15 giorni di dicembre grosso modo avrò un impiego purtroppo temporaneo,
e quindi tra gli studi e altro, insomma, però si riuscirà a fare sicuramente tutto. E la Steam Machine sarà all'altezza dell'Xbox One e la PS4. Guarda, io non vorrei essere lungimirante, ma secondo me la Steam Machine spazzerà via qualsiasi cosa esista. Ma senza il dubbio alcuno, rimarrà in piedi la PS4, secondo me. L'Xbox One verrà spazzata via dalla Steam Machine e in parte dalla PS4. Sì, queste sono le mie idee, semplicemente perché la Steam Machine racchiuderà quello che è probabilmente la praticità d'utilizzo di una console con i prezzi di titoli su PC. Sicuramente anche il loro sistema operativo gli aiuterà parecchio. Quindi questo è il mio parere. Ti ringrazio, Francis Cod. Allora, un'altra domanda. Dori, cosa ne pensi della Wii U? Io della Wii U penso tutto il bene possibile. Il fatto è che la Nintendo sta buttando via praticamente le sue console perché non riesce più a interagire con le altre software house e a farsi fare titoli degni di nota. Tant'è vero che solo la Nintendo riesce a sfornare titoli degni per la sua console, quindi un motivo ci sarà. Forse è una mancanza di fantasia da parte delle software house, io questo non lo so onestamente, però la Wii U è un'ottima idea di gioco, come tutte le idee della Nintendo, però a differenza degli altri anni non è più supportata come lo era prima. Io non so questo da che cosa derivi. Sta di fatto che però l'ultima scelta della Nintendo, per esempio, di prendere anche qualsiasi centesimo da qualsiasi canale parli della Nintendo, quindi io proprio di mia presa di posizione non parlo proprio della Nintendo né sulla Mandra Gaming News, cerco appunto proprio di evitare qualsiasi cosa Nintendo perché queste prese di posizione non mi stanno bene. Quindi ti rispondo a te perché me l'hai chiesto, però la Wii è un'ottima macchina, non viene sfruttata però. Quindi ti ringrazio Dodi per la tua domanda. Passiamo alla prossima. Dario S. Roma 00. Mandra, come reagisci se le frasi non finiscono come te lo patare? Beh, è tipo il meme del gatto di Pooh. Sì, grosso modo credo sia quello il meme. Vabbè, mo te frego io la prossima volta. D'altronde, l'importante è che finiscono con patata. Va benissimo, quindi, fin quando finiscono con patata va benissimo. Quindi, ti ringrazio, Dario S. Roma. Raucetine, portami via. Il sergente 75. Questa domanda è impossibile. Quanti capelli hai? Se rispondi a questa, hai il diritto di essere un dio. Sempre grande Mandra, continua così. Ma grande tu, sergente 75. Io ti dirò che un giorno, proprio perché non avevo un ceppo di minchia da fare, mi sono contato i capelli. Non ci credi? Non è vero, non me li sono contati, ovviamente stretti, sarei un pazzoide, però ti dico che mediamente noi fantastici ragazzi dai capelli neri abbiamo in media 100.000 capelli. Poi per fortuna io non soffro nemmeno di calvizia, ho i miei stupendi capelli. Ragazzi, sono pronto per voi. Seguiteci su Mandra Gaming, il canale più del tubolo. Non so cosa sto dicendo, ma non fa niente. Però sarà che i miei 100.000 capelli fanno la sua porca figura. Quindi ti ringrazio, sergente. Da oggi, se vuoi, puoi chiamarmi anche Dio. Quindi, no, non arriverei a tanto. Quindi, passiamo a Samuel Star 46. Qual è stato il gioco horror che ti ha fatto spaventare di più degli altri? Allora, quando ero piccolo, sicuramente Resident Evil Nemesis. Ci fu un punto che mi spaccò il muro e morii di paura. Ci fu il secondo dopo, quando uscì da quella stanza, che spaccò un'altra porzione di muro e lì morì. Morì, dovetti mettere la pausa per 35 minuti, il mio cuore stava morendo. E nel frattempo, per risanarmi da questa incredibile ferita, mi ero sparato un panino col salame, ancora mi ricordo perché, sai, tra uno spavento e un altro ci sta. E quindi quello fu il picco da piccolo. Sì. Anche perché non mi sarei mai aspettato che Nemesis ci rispondò il muro 2 secondi dopo. Anche perché per il gameplay che c'era all'epoca, il cane che rompeva il vetro era un concetto nuovo di horror. Ma che 3-4 anni dopo ci spaccavano anche i muri, non se l'aspettava nessuno. O anche il leak dal vetro. Ma non voglio spoilerarvi nulla, tanto voglio dire. E invece da grandicciolo devo dire che Cry of Fear, ragazzi, qui sul nostro canale.
ci sono stati dei picchi di paura veri e assoluti, quindi per chi non se lo fosse ancora visto, andate a vedere sulle playlist che il Mandra le ha create apposta, amici miei, andate a vedervi Cry of Fear, una delle nostre serie in assoluto più apprezzate, quindi ti ringrazio caro Samuel, passiamo avanti. Se ci sono altre domande, no, credo che questa fosse incredibilmente l'ultima, non ci sbagliamo? No, spero di non essermi sbagliato, se ho saltato qualcuno di voi o non ho voluto rispondere, ma non è vero perché fino adesso ho risposto sempre a tutto, o mi sono semplicemente sbagliato nel fare il ritaglio delle fotine. Quindi, come sempre, spero che questa Q&A vi sia piaciuta e sia stata di vostro gradimento. Quindi, ragazzi, veramente, se avete altre domande, io sono sempre disponibile a fare anche due chiacchiere con voi, quindi quando volete, come volete e se lo vorrete, quindi io sono sempre qua. Scrivete qua sotto anche magari un bel mi piace, un bel commento, non condividete il canale, iscrivetevi alla fanpage su Facebook, iscrivetevi alla Mandrarmi su Steam, accettatemi nelle cerchie su Google Più o Google Plus come dicono i professionisti. Insomma, fate un po' quello che vi pare, perché sta che muove la mano. Mortacci voi? No. Bene, cagate a parte, ragazzi, io vi auguro una buonissima giornata e vi rimando al prossimo Q&A. See you soon!